L'uscita di oggi ci porta in Val Chiusella, una vallata che inizia tra i boschi ed i prati delle colline sopra Ivrea, ed arriva sino a Traversella. Da qui si incunea nella tipica forma a V, verso le Alpi Graie, fra la bassa Valle d'Aosta a nord-est e la Valle dell'Orco e Valsuana a sud-ovest. Come dice il nome stesso, la valle non ha sbocchi, se non tramite passaggi alpini a volte molto arditi, con le confinanti vallate valdostane. In particolare, la meta finale è la frazione di Fondo, un caratteristico borghetto in pietra, di origini antichissime che ha mantenuto il suo aspetto tipico dei piccoli centri alpini. La prima tappa però è verso la vallata d'Inverso, sulla parte destra del fiume Chiusella, per goderci i suoi boschi e le sue colline verdissime. Dalle sue alture si diramano parecchi sentieri, in particolare a noi è capitato di effettuare quello che porta a Palit, una ex area sciistica, e da Fondo per poi risalire dal fondovalle. Fatta questa deviazione, dopo esserci goduti il fresco, torniamo sulla strada principale per Traversella e poi proseguiamo per Fondo. Infinità di curve, entriamo nel borghetto di Fondo. Per noi che lo frequentiamo da anni è uno dei posti che più amiamo, e sinceramente da qualunque punto lo si guardi, sembra uscito da una cartolina. Le sue casette in pietra, anche se ultimamente c'è stata qualche concessione di troppo alle ristrutturazioni moderne, sono uno spaccato di come il piccolo centro doveva essere anche qualche secolo fa. Splendido poi il suo ponte romanico a schiena d'asino che permette un agevole attraversamento del fiume Chiusella. Facendo qualche passo nella direzione del campanile e della piccola chiesetta, inizia poi il percorso che porta verso altre piccolissime frazioncine. O come faremo noi, seguiremo tale percorso fino alle cascate. La camminata dura qualche decina di minuti e pur essendo in decisa salita è adatto veramente a tutti. Ed eccoci in prossimità della cascata, che posizionata sul fiume Burdeive finisce poi la sua corsa sul fiume Chiusella. In questo periodo prossimo all'estate, ed in relazione al fatto che è facile da raggiungere, questo posto perde un po' del suo incanto, in quanto è frequentatissimo da bagnanti o comunque persone che amano prendere il sole. Noi preferiamo sentire il rumore delle sue acque e vedere tutti gli scorci incantevoli che offre. We'll be right back.
Con il rumore delle acque termina la nostra visita a fondo. Speriamo che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie.